Grazie mille. Questa sera, come sapete, parliamo di gelosia e vi faccio la scaletta delle prossime volte, delle prossime altre due dirette. Giovedì parleremo di paura di volare, perché mi hanno chiesto di affrontare questo argomento, che si lavora molto bene con l'ipnosi. E poi mi hanno chiesto sabato di parlare di ipnosi e feticismo. Di conseguenza, queste saranno le scalette di questa settimana. Niente, allora adesso parliamo. Ciao Daniela, ciao Lucia. Iniziamo a parlare di quella che è la gelosia. Così diamo un'infarinatura, ciao Marco, a quello che è il nostro argomento. Ognuno di noi ha sperimentato la gelosia durante la nostra situazione verso le altre persone, sia per la ricchezza di qualità di qualcuno o nei confronti del proprio partner. Della gelosia fanno parte la paura di perdere l'oggetto o la persona amata, quanto c'è un'inadeguatezza nei confronti dell'altra persona e attiva stati d'animo come la rabbia e la frustrazione. Non è raro che la gelosia va a pari passo all'autostima. La gelosia è motivata nei confronti cioè se è inadeguata nei confronti di un'altra persona, in questo caso bisogna valutare se tenere in mano questa relazione o chiuderla del tutto. Altre volte è frutto di immaginazione e in questo caso sono visioni immaginarie che sono basate solo le nostre paure, la nostra incapacità di prendere in mano questa relazione, che praticamente abbiamo abbastanza paura. La gelosia, secondo me, comunque in qualche modo porta veramente ad avere paura di affrontare quella che è una situazione di rapporto, la paura che praticamente l'altra persona, l'oggetto o quello che è a livello lavorativo, non ci sentiamo inadeguati nei confronti degli altri come nei confronti del partner, e questa porta a uno stato d'animo che non è di certo positivo in questo caso. Di conseguenza, la gelosia è frutto di immaginazione. Simona, la gelosia è frutto di immaginazione, può essere insicurezza personale, certo, come mancanza di autostima. Infatti, la base fondamentale della gelosia è proprio la mancanza di autostima, la paura di non essere all'altezza verso quella persona. E questo poi ci porta veramente a crearci delle situazioni comunque che non ci fanno stare bene, che comunque è un malessere veramente molto grande e non è facile comunque da superare lavorando da soli, ma con l'ipnosi possiamo andare a lavorare proprio su quello che è la gelosia. Di conseguenza, vediamo se ci sono altre domande, altrimenti vado avanti e poi diamo la possibilità di andare avanti dopo. Allora, la persona amata diventa il centro dell'universo, il punto intorno al quale ruota tutta la nostra vita. Al punto che perderla ci farebbe sentire come se la nostra vita non avesse più uno scopo. Altrettante sfumature della gelosia possono essere provate quando questa si manifesta in ambito professionale. Ci si sente offesi quando una posizione importante è assegnata ad un'altra collega o impotenti quando non ci sentiamo alla sua altezza, anche se non vogliamo ammetterlo, o perché abbiamo valutato in maniera esasperata le nostre capacità e non diamo una valutazione corretta dei nostri meriti e delle nostre possibilità. Sia nel campo affettivo che in quello professionale, una gelosia esasperata porta a rompere i rapporti con la persona verso cui la gelosia è stata indirizzata. La causa è di solito una esasperazione del rapporto derivante dalle continue richieste di rassicurazione e giuramenti di fedeltà, e questo logicamente non porta solitamente un rapporto ad andare avanti. Ho visto una domanda. Allora, Marco, voglio morire di gelosia, parlaci di tutti gli uomini che hai avuto. No, Marco, questa è una cosa seria. Nessun uomo in questo caso, però la gelosia può veramente portare
veramente ad un rapporto malato, perché comunque chi è poi troppo geloso diventa veramente anche lo stalker della persona, oppure chi è troppo geloso nei confronti di quello che è un collega perché ha avuto una posizione diversa da quella che lui pensava di meritare. Perciò la gelosia non va assolutamente bene in questo caso. La gelosia in un rapporto può andare bene quando entra in determinati termini, altrimenti distrugge veramente il rapporto in questo caso e non va assolutamente bene. Adesso mi sentite meglio? Non avevo messo il microfono. Forse adesso mi sentirete meglio sicuramente. Perché non avevo messo il microfono. Vediamo un po'. Quando la gelosia è motivata dal comportamento del partner o del collega, l'ipnosi non può fare nulla. Ma se si sperimenta la gelosia senza una ragione apparente, allora è utile per agire sui pensieri ricorrenti, sia sull'autostima, sia sul benessere personale. Stare bene con se stessi permette di condividere dei rapporti sereni e spontanei con altre persone. Forza e indipendenza sono le caratteristiche della persona sicura di sé, che ha fiducia nelle proprie capacità e che riesce a stabilire rapporti forti e solidali con altre persone. L'ipnosi è un ottimo strumento per sbloccare i blocchi resistenti e per essere maggiormente fiduciosi e sicure di sé. Molto spesso non si è consapevoli dei nostri comportamenti e non si riesce a capire il motivo della mancanza di sicurezza. Ci si trova ad agire in modo che non ci piace e che non incontra i nostri desideri. L'ipnosi può aiutare a trovare e a identificare questi blocchi e rimuoverli. Fatto questo, la fiducia e la sicurezza di sé fluisce naturalmente senza ostacoli. Perciò, se la gelosia inerente a una determinata persona è motivata, allora l'ipnosi purtroppo in questo caso non può intervenire. Se invece la gelosia è frutto delle nostre paure, della nostra mancanza di autostima, del nostro essere, lì andiamo a lavorare sulla no la fiducia in noi stessi per fare in modo di avere comunque una qualità di vita migliore in questo. Cioè, io parto sempre dal fatto, se avete notato bene, ok, tutto arriva e ruota attorno alla gelosia, alla mancanza di autostima. Tutto ruota attorno a quello. Se noi non abbiamo la nostra sicurezza in noi stessi, i rapporti, qualunque rapporto possa essere, alla fine naufragano. Perciò dobbiamo lavorare proprio su questo. Le persone gelose ti fanno del male. Le persone gelose ti fanno del male, Daniela, è vero, anche perché ti rovinano quello che è la tua vita. Vediamo, l'ipnosi ci porta, vediamo un po', Simona, l'ipnosi ci porta in contatto profondo con noi stessi. Sono d'accordo con te, l'autostima è fondamentale in un rapporto di coppia. Sì, perché chi ha vissuto l'esperienza di un rapporto di coppia con una persona ossessionata dalla gelosia, e purtroppo stiamo vivendo in un tempo dove le donne più che altro sono veramente con questi femminicidi, l'uomo praticamente le porta alla morte, o praticamente le donne si rovinano da solo la vita, perché io ho visto donne, ho sentito donne che dopo anni di dipendenza da un uomo non stanno più vivendo, di conseguenza perché? Perché non credono di valere, perché non si amano. Se noi non ci amiamo, nessuno ci può amare per conto nostro. Di conseguenza, lavorando su quello che è la paura, la problematica, il non credere in noi stesse, lavoriamo sulla nostra autostima, sul fatto di amarci e non permettiamo a nessun uomo di farci del male, perché quello non è un amore, quello è un amore malato. Un uomo, la gelosia è un rapporto malato. Anche il fatto di essere noi gelose di un uomo in modo morboso non porta avanti il rapporto di coppia. Io lo dico sinceramente perché
la donna, innanzitutto vive male la donna, fa vivere male il suo compagno, e questo non porta di certo a una crescita del rapporto, ma porta alla fine alla chiusura del rapporto. Il rapporto di coppia è bellissimo e va avanti camminando praticamente in modo paritario quando entrambi c'è un rispetto e c'è comunque la sicurezza di quello che sono, perché se manca quella e se non ci amiamo, non arriveremo mai ad avere un qualcosa di valido nella vita, e questa è la cosa importante. E una donna che non è sicura, ma anche un uomo che non è sicura di se stesso, cosa accetta? Accetta tutto pur di non lasciarsi scappare quello che ha, ed è questo il mal di vivere, la mal qualità della nostra vita. Allora, sentiamo Stefano. Ciao Paola, ma allora la gelosia non fa mai bene alla coppia? Intendo assolutamente no. Una gelosia, una sana gelosia in un rapporto di coppia ci può stare, ma quando la gelosia diventa tormento, diventa angoscia verso uno dei due partner, la cosa diventa impossibile da vivere e di conseguenza non si sta bene. Vediamo se ci sono altre domande che io magari ho saltato. Sì, e poi io parto sempre dal fatto che l'ipnosi ti porta proprio a risolvere il problema alla radice, non ha nessuna controindicazione, e andiamo a lavorare proprio sul nostro io interiore. Entriamo in contatto col nostro subconscio e con il nostro superconscio, e andiamo a parlare con la nostra mente non irrazionale, ma con la mente razionale, ma con la nostra mente saggia, con il nostro emisfero saggio. E questa è la cosa basilare. Di conseguenza io dico sempre: importante credere in quella che è l'ipnosi, e non pensate che l'ipnosi sia manipolazione della mente. L'ipnosi è una scienza, l'ipnosi è una cosa seria. L'ipnosi non si fa tanto per giocare. L'ipnosi aiuta le persone a ritrovare la propria qualità di vita, il proprio benessere psicofisico. Non mi stancherò mai di dirlo. Lavorando, io amo moltissimo il mio lavoro, credo moltissimo in quello che è il mio lavoro, e di conseguenza è basilare trasmettere il messaggio che praticamente nell'ipnosi non si dorme, non siete manipolati, ma lavoriamo con la mente saggia, e voi comunque rispondete alle domande che l'ipnologo vi fa, rispondete e siete comunque coscienti di quello che io vi chiedo, e finita la seduta voi vi ricordate esattamente tutto quello che io vi ho chiesto e quello che voi mi avete risposto. Logicamente vi porto in un limbo dove tutto ciò che è esterno non viene a disturbare la seduta, e parliamo con il io interiore. Io vi osservo, io ascolto il vostro linguaggio verbale, ma leggo il vostro linguaggio non verbale, perché quello è fondamentale per capire determinati passi che voi in qualche modo non mi volete dire. Ciao Barbara, perfetto, grazie mille Barbara. La cosa importante è quello che io voglio comunque dire: affidarvi a un ipnologo che sia in grado di lavorare, perché entrare nella mente di una persona, se uno non è in grado di fare il suo lavoro con metodo e coscienza, rischiate veramente che alla fine fa solo un gran disastro. La cosa importante è essere nelle mani giuste, entrare in empatia con la persona che praticamente prende in mano la vostra anima, come dico io. Bisogna entrare in punta di piedi nell'anima delle persone, nel cuore e nella mente delle persone, e lavorare nel migliore dei modi. Allora, sì, Stefano, si può affrontare l'ipnosi senza il supporto di uno specialista? Assolutamente no, Stefano. Infatti io dopo, solitamente il ciclo che consiglio sono un ciclo di 3 sedute. Dopodiché avete fatto queste 3 sedute, io vi posso dare un'infarinatura di quella che è un'autoipnosi, vi aiuto a lavorare su voi stessi, perché non dovete rimanere attaccati a me a vita natural durante, dovete avere le armi per poter lavorare su di voi. Ma sconsiglio vivamente a tutti di approcciarsi a quella che è l'ipnosi in modo solitario, senza l'aiuto e il supporto di una persona competente in merito, senza il supporto della persona che vi dia in mano
i consigli giusti, le redini per aiutarvi. Sentiamo Marcello. La gelosia nasce per il senso di vulnerabilità, di non essere all'altezza del partner con il dubbio di perdere il suo controllo. Esatto, e siamo sempre lì, Marcello. La gelosia nasce proprio in questo caso dalla paura di perdere l'oggetto amato, un oggetto, un lavoro, di non essere all'altezza per il proprio partner, ma così alla fine è perché? Perché siamo comunque noi stessi che abbiamo dei problemi, perché non abbiamo abbastanza fiducia nelle nostre qualità e nelle nostre capacità. E questo ci porta comunque in una determinata situazione ad essere gelosi di qualsiasi cosa, di qualsiasi persona, quasi quasi del respiro. Cioè, io ho visto tantissime coppie dividersi proprio per la gelosia ossessiva. Ma quando la gelosia diventa ossessiva, diventa pericolosa e la pericolosità porta veramente a violenza psicofisica verso il partner o la partner. Specifico, ci sono più femminicidi di quelli che sono l'inverso, ma vi assicuro che quando abbiamo a che fare con una persona che la vita ve la condiziona al tal punto di non essere più in grado di avere la vostra identità e perdete la vostra identità, non è vita. E la gelosia porta a questo. Perché comunque è la gelosia di persone che veramente non stanno bene con loro stesse. Quando una persona è consapevole del problema, capisce che deve farsi aiutare, già lì siamo arrivati a fare un passo verso la sua tranquillità interiore, perché già ammette di avere un problema. Parto sempre dal fatto che la gelosia è la mancanza di autostima, la mancanza di autostima che può arrivare anche da problematiche che abbiamo avuto nell'infanzia. E allora andiamo a retro in quella che è l'infanzia. Poi di conseguenza, io sapete benissimo che lavoro anche con l'ipnosi regressiva, di conseguenza andiamo anche nell'ipnosi regressiva. Perciò lavoriamo su vari fronti. La cosa importante è portare il cliente alla fine della seduta con uno stato d'animo psicofisico più sereno e più tranquillo. E questo è il mio obiettivo. Importantissimo. Vediamo Claudio, gelosia e narcisismo, narciso manipolatore, c'è qualche relazione? Esatto, quello che ti dicevo prima, Claudio, e in effetti, Claudio, il mio libro parla proprio di questo. Allora, sì, la gelosia quando diventa ossessiva, praticamente, è come se la persona accanto a te cerca di manipolare quello che tu sei per fare in modo di chiuderti in un cerchio e tu rimani isolata dal mondo. È questo che è l'obiettivo del narciso manipolatore, perché il narciso manipolatore non andrà mai a prendere in mano una donna forte, andrà sempre a trovare una donna da mettere knockout, che sia fragile. Sì, Stefano, ho scritto un libro che parla proprio di premorte, il passaggio dalla vita alla morte e narciso manipolatore, e questa è la mia storia vera. Il mio libro, non lo so, dovrebbe essere messo in vendita online e di conseguenza penso che in settimana mi dovranno dire qualcosa. Non è un libro molto lungo, è un libro veramente di 50 pagine. È un libro che si può leggere tutto d'un fiato, ma è una storia vera ed è una storia che è la mia. Perciò ho voluto scrivere questo libro per far capire alle donne che hanno vissuto o stanno vivendo in una determinata situazione che si può uscire si può ritornare in vita da una morte, si può ritornare a camminare uscendo da una sedia a rotelle. E si può ritornare a vivere dopo il massacro di un narciso manipolatore ed io sono l'esempio vivente di tutto ciò. Di conseguenza, vuol dire che se vogliamo prendere in mano la nostra vita, lo possiamo fare. La cosa importante è denunciate, denunciate, denunciate. Questa è la cosa basilare. Grazie mille, Daniela. Stefano, come viene impostata una sessione di ipnosi? Allora,
Come ti ripeto, prima di tutto io faccio comunque un breve colloquio con la persona, col cliente, quando viene da me, cerco di capire determinate situazioni. Innanzitutto basilare dire che non si lavora su persone psichiatriche, questo non si lavora perché andremmo veramente a compromettere la loro situazione, perciò lo psichiatrico lo lasciamo allo psichiatra. E non andiamo a lavorare sulle donne in gravidanza perché questo va a compromettere quello che potrebbe essere l'esito della seduta, perché potrebbero vedere determinate cose che non riguardano loro ma il bambino. Possiamo lavorare su tutti. Una volta che ho stabilito che comunque la persona non ha queste, non è praticamente in gravidanza e non ha problematiche a livello psichiatrico, lavoro praticamente con l'induzione ipnotica a livello verbale, quando c'è una determinata situazione. Posso iniziare con una fascinazione, posso iniziare se c'è bisogno anche passare da una tecnica all'altra, ipnosi verbale, ipnosi non verbale, fascinazione, magnetismo, ancoraggio, timeline, dipende da quello che in quel momento il soggetto mi dice in un linguaggio verbale e non verbale. Di conseguenza non c'è una seduta predefinita, c'è comunque il momento che sono, che davanti a me c'è il cliente che è arrivato al punto giusto e che l'induzione ipnotica, il segnale mi dice ok, la persona possiamo iniziare con un determinato e una determinata tipologia di domande, e da lì poi vedo quale tecnica usare. Perciò non è da tutti così. Ho sempre immaginato l'ipnosi come stato di incoscienza, ma tu mi insegni che non è così. Infatti, prego Stefano, infatti è quello che non mi stancherò mai di dire. Non siete incoscienti, la persona è cosciente. Io ti faccio, altrimenti come potresti rispondermi? Se tu dormi, se io ti metto in uno stato catatonico, tu non mi puoi rispondere. La persona è comunque cosciente. Io lavoro solamente con la mente saggia, con la mente non, cioè, con la mente non razionale, non la razionale, ma la mente praticamente che lasciamo stare, quella che è sempre lì pronta a nascondere la verità, ma lavoriamo proprio con quella parte destra dell'emisfero che non è il sinistro. Di conseguenza, io lì riesco a capire qual è, in che strada e su che strada andare e che tipo di ipnosi usare su di te. Anche perché la cosa importante è far capire questo: nessuno ti fa fare cose che tu non vuoi fare, perché nessuno, il nostro cervello recepisce gli ordini esatti. Se qualcuno vuole storcere un qualcosa, il nostro cervello esce immediatamente dalla trance. Perciò nessuno ti fa fare una cosa che tu non vuoi fare. Emanuele, la mente ormai se n'è andata, ippocampo pensa solo ai debiti, ok? Quelli purtroppo mi sa che saremo in una situazione abbastanza pesantina, è vero. Però la cosa, spargiamo la voce per la diretta di sabato, mi sa che ci si diverte. Allora sì, grazie mille Morena, grazie mille Michael. Sì, sabato praticamente, beh, giovedì, come ho detto, c'è la scaletta, cioè giovedì c'è la paura di volare perché tante persone mi hanno chiesto come affrontare questo argomento, visto che devono prendere comunque l'aereo per lavoro, per trovare i cari, e questa cosa è basilare e vi spiegherò come. E poi sabato mi è stato richiesto proprio l'ipnosi è fetish e di conseguenza vi spiegherò alcune cose. Vediamo Marcello, comunque grazie per le vostre domande che sono sempre molto importanti queste cose qua. Salvo, tranquillo Emanuele, ora conto e porta i miliardi di euro. Ok, va bene. Allora, vabbè, intermezzo pubblicitario. Marcello, con l'ipnosi si possono eliminare questi scompensi di incompatibilità cerebrale, vedi violenze ed altri chimini. Allora, quali sarebbero le incontrollabilità cerebrale? Allora, con l'ipnosi andiamo a lavorare su quello che è il nostro atteggiamento, su quello che è il problema, ma ricordati che la persona, in qualche modo, quando viene da me, è già cosciente del suo problema. Perciò cerchiamo di togliere
un comportamento errato per seguire un comportamento corretto, per fare in modo di evitare, se una persona è ossessionata dalla gelosia, andiamo a lavorare proprio su questo e cerchiamo di capire il perché. E comunque io, da quello che è la mia esperienza lavorativa, vi garantisco che la maggior parte delle problematiche arriva comunque da un'infanzia per determinate cose che comunque abbiamo subito, e la incapacità come posso dire, della nostra autostima è perché magari nell'infanzia ci hanno veramente fatto perdere la nostra autostima, oppure il narciso manipolatore ti porta veramente a una situazione di non credere più in quella che tu sei. Tu puoi essere la donna più perfetta del mondo, ma quando sei monopolizzata mentalmente da una persona, tu smetti di esistere. E io ribadisco molto questo concetto perché è importante far capire questa cosa. Allora, comunque il problema è la sera che scende la depressione. E smettere di fumare? Sì, Ivana, l'ipnosi può essere è un valido aiuto per qualsiasi problematica, anche per quella di smettere di fumare. E come ho detto, c'è comunque un mio audio su YouTube che parla proprio di questo, come smettere di fumare. E questa cosa vi consiglio di ascoltarla. Partiamo dal fatto che le dipendenze, come la dipendenza da cibo, la dipendenza del fumo, la dipendenza dell'alcol e la dipendenza da gioco, praticamente se il soggetto veramente deve mettersi nella predisposizione mentale di farsi aiutare, perché se non parte quell'input, difficilmente poi riusciamo ad andare fino in fondo. Potreste argomentare una sera in diretta di smettere di fumare? Certo, Ivana, lo riprendo sicuramente senza nessun problema. Vai, vai tranquilla. Comunque vi ringrazio veramente per le vostre domande, per essere così attivi. Questa cosa mi fa veramente un immenso piacere, non immaginate quanto. Penso che comunque abbiate capito quello che è la possibilità di avere una vita bella, gratificante, senza avere comunque, in questo caso stiamo parlando di gelosia, il problema della gelosia che comunque veramente ci porta a una vita, a una qualità di vita pessima, e ci facciamo comunque solo del male. Grazie mille Emanuele, e ci facciamo veramente solamente del male. Perciò lavoriamo sulle nostre problematiche, non abbiate paura, nessuno vi manipola la mente, nessuno vi mette in uno stato catatonico, non vi mette nessuno in uno stato catartico, se vogliamo metterla così. Purtroppo i media ci hanno tempestato con situazioni di ipnosi da show, da spettacolo, e questo ha rovinato quello che è il campo di una scienza che è una scienza meravigliosa, senza nessuna controindicazione. Buona serata a te Stefano, noi ringraziamo te per le tue dirette, no, sono io che ringrazio voi, vi ringrazio veramente di cuore per essere qui presenti nell'ascoltarmi. Come ribadisco, ricordatevi il mio sito www.paolafendoni.com, dove c'è il form, potete compilare il form e avete diritto alla prima consulenza gratuita. C'è il mio canale YouTube, Paola Fendoni, c'è il mio gruppo privato, Oltre le porte del tempo. Se non vi è arrivata la iscrizione, praticamente iscrivetevi. E di conseguenza, ciao Dania, mi raccomando, qualsiasi cosa andate, compilate il form e io praticamente vi do la possibilità, vi chiamo direttamente e parliamo. La prima consulenza è gratuita. Grazie mille Michael, grazie mille Dania, Simona, Stefano, Claudio, Ivana, tutte le persone, Antonio, non riesco a vedervi tutte, vi ringrazio Marcello. Salvo e tutti quanti, Michael, vi ringrazio di cuore, ci vediamo giovedì sera alle 21 con un altro interessante argomento. Spero che la diretta sia stata interessante, che abbiate capito un attimino che possiamo lavorare su tutto, su tutti i vostri problemi, e che l'ipnosi è un valido aiuto in merito. Un abbraccio grandissimo.
Ce la faremo sicuramente, siamo positivi, che è la cosa più importante, e basilare, amiamoci, perché se noi non ci amiamo, nessuno ci amerà al posto nostro. Un bacio grandissimo a tutti, grazie, grazie veramente di cuore. A presto, a giovedì, grazie.